saluto a tutti i lettori di HD Blog, siamo con la nuova generazione HTC e una vecchia gloria che ha fatto la storia del marchio, che è l'HD2. Abbiamo l'Evo 3D, il nuovo HTC Titan e il nuovo HTC Radar. Le due proposte Windows Phone 7 e la nuova proposta 3D per il mercato italiano. Sono tre terminali estremamente interessanti e, come vediamo, abbiamo messo accanto l'HD2 in quanto è ancora un ottimo device, ma la nuova generazione offre un schermi decisamente migliori, touchscreen più potenti, più precisi, processori più potenti. C'è una reale differenza tra il passato e l'attuale presente del marchio. Partiamo con HTC Titan, che è il modello con lo schermo più grande. Abbiamo un 4.7 pollici con risoluzione 480x800 pixel. Come possiamo vedere, mettiamo a paragone il Galaxy S2, HTC ha adottato un nuovo tipo di display che, come possiamo notare, offre dei neri veramente molto molto buoni e con contrasti molto elevati. L'ho messo a paragone appunto un Super AMOLED Plus, che è al momento il display con maggior contrasto sul mercato, ma HTC sicuramente non sfigura e anzi ci ha sorpreso veramente in maniera molto positiva. Guardiamo quindi più attentamente Titan. Abbiamo una scocca unibody con finiture metalliche, diciamo molto simile al Desire HD, ma è molto più leggero. È una sensazione quindi decisamente più piacevole, perché il Desire HD, sebbene fosse molto interessante come device, era ed è abbastanza pesante. Invece sul Titan abbiamo una leggerezza maggiore, fotocamera da 8 megapixel con doppio LED flash, l'altoparlante potente perché offre anche un sound 5.1 che ovviamente è apprezzabile in cuffia o collegando al jack da 3,5 mm un impianto stereo Hi-Fi per apprezzare appunto la qualità del suono in maniera migliore. Accensione e spegnimento, fotocamera frontale che ritroviamo anche sul Radar ed è anche una delle caratteristiche salienti di questo nuovo Windows Phone 7 Mango, che permette di videochiamare attraverso i programmi che supportano appunto la videochiamata. Tre tasti frontali, tu soft touch classici dell'esperienza Windows Phone 7, quindi indietro, home e ricerca, e l'ottimo tasto fisico per la fotocamera che ci permette di entrare nella fotocamera direttamente dall'interfaccia di blocca schermo. Fotocamera che è nuova, assolutamente diversa dalle precedenti generazioni, perché offre un'apertura focale f2.2 con 28 mm, quindi è veramente molto buona e migliore anche sul Radar. Hanno la stessa identica apertura focale, qui abbiamo un 8 megapixel mentre sul Radar una 5 megapixel, cosa che su esempio Mozart non troviamo, perché Mozart ha una fotocamera diversa, quindi comunque con un'apertura focale inferiore. Parte telefonica classica di Windows Phone 7 Mango, possiamo tranquillamente gestire tutti i nostri contatti, sono contatti unici, quindi noi andremo a vedere ad esempio il profilo del contatto con le nostre informazioni, ma possiamo anche vedere la conversazione, il suo profilo su Facebook e interagire con i vari social network. Abbiamo poi i tre nuovi hub HTC che sono alcuni presenti anche nella precedente generazione, ma con Mango troviamo l'HTC Watch che in questo momento abbiamo una connessione un pochino difficoltosa, ma come vedete riusciamo tranquillamente a gestire tutti i contenuti che sono presenti all'interno dello store. Abbiamo i film che sono divisi per movie, quindi ovviamente film, le serie TV oppure gli show. Entrando in un film noi possiamo vederne i dettagli, vederne eventualmente il prezzo di acquisto, è possibile comunque anche noleggiare gli stessi film e praticamente l'esperienza che troviamo su Windows Phone 7 è stata rivista, ma è la medesima che abbiamo anche su Android o su HTC Flyer che abbiamo visto negli ultimi mesi. Molto interessante anche la possibilità di utilizzare i contatti unici per chattare attraverso Facebook e tutti i social network più importanti. È una delle novità di Windows Phone 7 che ci permette
di avere veramente una completa gestione della rubrica telefonica di tutti i nostri contatti. Non manca ovviamente la possibilità di utilizzare il multitasking, che come vedete tutte le operazioni che abbiamo fatto durante questo video sono rimaste aperte in background, e quindi magari noi possiamo tornare al nostro HTC Watch con un'estrema velocità e con una facilità di utilizzo veramente molto molto elevata. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog con HTC Titan.